Ciao a tutti ragazzi, qui Davide Nico in un nuovo video. Oggi parliamo, come avrete già visto dallo sfondo, di lotte PvP online, perché sono chiaramente arrivate, avete già visto magari e avete già provato ad affrontare qualche lotta. Io personalmente ne ho fatta una sola per adesso e ho intenzione di farne altre adesso qui con voi, darvi qualche consiglio, però ripeto, parlo da inesperto di PvP perché non mi sono mai interessato più di tanto al PvP. Però comunque ho amici che fanno PvP e qualcosina, su qualcosina mi sono informato, diciamo così. Voglio darvi semplicemente qualche consiglio e soprattutto vi do anche una serie di video da poter guardare per saperne di più, appunto in modo più approfondito e sapere tutto, tutte le info, tutto quello che c'è da sapere, le statistiche, gli IV, eccetera, eccetera, per fare PvP in modo serio al 100%, diciamo così. Tra l'altro ho preso anche la sedia che vi faccio vedere, eccola qua, bella da Dio, che trovo anche la sedia vecchia prima, che avevo prima da fiammare, da lanciare via. E comunque, entriamo subito nel menu, ho qui da parte il telefono, non lo vedete mai qua. Lotta, eccoci. E come vedete, vittorie 1, lotte 1, perché io ho semplicemente fatto una lotta soltanto e preso un attimo dalla foga, però volevo fare altre in video qua con voi, adesso le facciamo. Chiaramente manderò un po' avanti il video, se la lotta sarà noiosa, e chiaramente potrebbe tranquillamente esserlo, e comunque manderò avanti magari la velocità del video, se non dirò nulla e andremo poi ad analizzare la lotta. Ho intenzione di farne 4 di lotte adesso. Proviamo, appunto, vi faccio vedere un attimo i Pokémon che userò io. Lega Mega chiaramente perché i Pokémon arrivano al massimo al 1500, per adesso c'è almeno la lega da fare quella. Cosa ho fatto io? L'unica cosa che ho fatto praticamente, ho potenziato fino al 1500-1488 questo schermo appunto Shiny. Ho controllato se stavo registrando, sto registrando. Non è perfetto questo schermo per il PvP, dopo andremo a vedere perché deve avere determinati IV per essere perfetto. E poi ho messo un Kingdra semplicemente e un Empoleon. Non sono assolutamente al top questi qua per il PvP perché le statistiche sono altre. Queste qua sono statistiche volendo adatte per fare i raid, e, a parte lo Skarmory, però appunto era shiny questo Skarmory, l'ho portato fino al 1500, ho sbloccato le mosse, ho buttato tipo 100.000 di polvere, forse non dovevo, ma preso un attimo dalla foga l'ho fatto. Quindi usiamo questa squadra, poi vediamo se cambiarlo o meno e proviamo una lotta PvP. Partiamo. Tu Zhuang, questa ragazza sembra, però non è detto, il profilo è da ragazza, vediamo come andrà questa lotta. Tanto spero che vada, sono a casa con le connessioni wifi, quindi dovrei andare bel tranquillo. Skermory contro Lapras, vediamo. Vediamo. Per adesso sembra resistere bene, nel senso che non mi sta facendo troppo danno. Utilizzo già un aeroattacco. Che tra l'altro hanno spostato un pelo i cosi, non so se riesco a fare eccellente, infatti no. Però ho utilizzato lo scudo, perfetto, gliene abbiamo già fatto utilizzare uno. Attacco in arrivo, tipo ghiaccio. Io sono anche volante, ma sì, utilizziamo lo scudo, vediamo cosa fa. Gelo raggio, ok. Non dovrebbe non, comunque farmelo fuori con un gelo raggio, però ho utilizzato lo scudo. Adesso facciamo un altro aeroattacco, vediamo di farlo bene, di fare eccellente. Ok. Là, perfetto. Ha usato ancora lo scudo, quindi non ne ha più di scudi, però mi attacca ancora. Lo utilizzo anch'io lo scudo? No, voglio tenerlo questo scudo. Vediamo quanto danno mi fa. Rimane vivo per un pelo, ma adesso andrà a farsi benedire lo Skarmory. Quindi, cosa mettiamo? Kingdra, dai. Kingdra, ma sono nettamente in svantaggio perché ho la mossa oltraggio e ho un altro scudo però. Stavolta sta andando male, la usiamo, dai. La usiamo perché è anche tipo drago Kingdra. Andiamo di fare oltraggio e di far fuori di Lapras. Se riesco a fare un attacco caricato, ma non ce la fa, mi attaccherà lui ancora. E infatti, porca miseria. Se ne è accorto di scudi, guardate quanta vita ha Lapras, però vediamo. Giro raggio, vediamo se me lo fa fuori. Sì, mi rimane Empoleon, non ho più scudi. Sono contro praticamente altri due Pokémon dopo questo Lapras. Contro un Empoleon che ha solo idrocannone come mossa caricata. Latias, mi sa che non ci stiamo dentro. Adesso vediamo come carica idrocannone.
ma secondo me sarà dura. Non è molto efficace, ovviamente. E non ho più di scudi. Mi sa che non ci sto dentro a far fuori due Pokémon. Però dipende qual è l'ultimo suo. Se è un Pokémon che ha la debolezza acqua, magari ci sto anche dentro. Perché idrocannone lo carica veramente in fretta. Vediamo. Gligar, Gligar, Gligar. Dai, se carico idrocannone. Ok, ragazzi, è fatta. Incredibilmente ho recuperato questa lotta. Non ci credevo nemmeno io, però ce l'ho fatta. E come avete ben visto, sono andato a recuperare alla fine. Top. Assurdo. Incredibile. Questa non sculata, perché comunque poi sono andato bene con i Pokémon successivi. È andata bene con il Latias, che non è riuscita lei a, o lui a caricare nulla. Altra vittoria, perché non me la sta segnando? Vittoria 1, lotte 1. O è quella solo, conta quella di febbraio? Boh, vabbè, pazienza, facciamone un'altra subito. Utilizziamo ancora gli stessi Pokémon, ragazzi, perché le squadre chiaramente, essendo online, ci saranno tantissime persone, chiaramente. Vediamo di, speriamo di trovare delle squadre da battere facilmente, ecco, diciamo così. Come vedete sono abbastanza complicate le lotte, perché ci sono diversi Pokémon che sono meglio di altri per il PvP, appunto. Sono così esperto che non so neanche le mosse. Benissimo, Meganium. Vediamo se riesco a usare l'oltraggio. Dai, per favore. Ok, adesso usiamo l'attacco drago e dovremmo riuscire a fare bene contro questo Meganium. Nonostante io abbia l'ultimo Empoleon, dovremmo starci dentro. Vediamo. Sì, ci sto dentro. Ho ancora uno scudo. Ho Empoleon che è tipo acqua, ma come vedete è andato anche questo Meganium, quindi siamo a due vittorie, ragazzi, top. Probabilmente manderò avanti la battaglia perché sono abbastanza lunghine e capisco possono essere noiose. Da quanto sto registrando, dov'è? Sto registrando da 8 minuti già. Uff. Non mi segna le vittorie che faccio. Perché? Devo uscire forse un secondo. C'è Shiny su Magmar, intanto non è Shiny, ok. Torniamo sulle lotte. Non capisco perché non me le segni. Ah, ok, vittoria 3, lotte 3, ok, perfetto. Dovevo solo uscire e rientrare, quindi facciamo altre due lotte, ragazzi. Con gli stessi Pokémon, perché abbiamo visto che stiamo andando bene. E quindi andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Potrei cambiare un Kingdra o Empoleon, perché poi sono due Pokémon tipo acqua. Però, vabbè, adesso lasciamola così, poi vedremo se fare appunto altre squadre, eccetera. E poi volevo parlare anche dei consigli. Nikujiru 1823, questo qua la sa, secondo me è forte questo qua. No, vediamo che Pokémon ha. Io utilizzo il solito Skarmory contro Azumarill. Ecco, Azumarill è uno dei migliori da utilizzare nel PvP, appunto. Ve l'ho detto che questo la sa. Questo qua la sa, ma io utilizzo ancora Aeroattacco. Un po' non ci sto mai dentro perché adesso lui mi attacca e mi fa fuori, ragazzi. Attacco in arrivo, ecco qua. Prima sconfitta che subisco dopo tre lotte che ne ho vinte, ma comunque non c'è problema. Capita e va benissimo così. Va benissimo così. Questo qua era davvero capace perché tutti e tre i Pokémon che ho utilizzato sono Pokémon decenti e buoni per il PvP. E quindi va bene così. Adesso riesco un attimo così si aggiorna lotte 4, vittorie 3. Facciamo l'ultima giusto per farne 5 con la stessa squadra, che
E poi basta, poi facciamo le considerazioni finali, cosa ne penso io dei PvP, i consigli che vi do appunto per affrontare queste lotte, se volete un attimo interessarvi più di me, perché non è che ne farò tanti di lotte, Flute Mallets nel frattempo. Un'altra col PG femminile, sarà una ragazza, boh, vediamo. Flygon contro Skermory appunto. Combinazione strana questa. Combinazione strana, ma io come al solito spammo del... Davvero, ma attacco così in fretta. Che attacco c'ha? Geoforza sarà. No, Drago Artigli. What? Drago Artigli velocissimo, però contro Skermory non dovrebbe far così male. Io ho utilizzato lo scudo perché comunque pensavo fosse Geoforza e rischiava di farmi male. Però, vediamo. Però è drago anche lui, bloccato, perfetto, così ho dato gli scudi, e non ancora uno di scudo, che direi di utilizzare poi con Kindra. Attacco in arrivo. Lo tengo perché poi voglio utilizzare oltraggio con Kindra. Vabbè, guardate che ha tuono, quindi non ha un attacco drago e non penso ce l'abbia. Vediamo se riesco a usare oltraggio prima che... Mi ammazzi con l'attacco veloce, ho fatto male i conti, ho fatto male i conti, lo sapevo. Perché non ho usato lo scudo? Questa è un'altra situazione di PvP dove ho fatto una cazzata io, perché io se avessi usato lo scudo con Empoleon avrei potuto poi fare un idrocannone, tirarvi un pochino più di vita e con Kindra magari ci sarei stato dentro a batterlo. Qua cavolata mia, ragazzi, che ripeto, non sono esperto di PvP come ben avete visto. Che sfortuna, comunque lotte 5, vittorie 3, abbastanza ridicola questa cosa, avrei voluto vincerle tutte, ma non essendo esperto di PvP, lo ripeto, è andata così, va benissimo, va benissimo. Ora, i premi sono altri due, oltre a quelli che ho sbloccato io, un Pokémon selvatico che apparirà, e 5 vittorie da altra polvere. Considerazioni finali di questo video lunghissimo, sto registrando da un casino, poi taglierò qualcosina. Sono che le considerazioni che praticamente per fare PvP bisogna stare attenti a una serie di cose, soprattutto agli IV dei Pokémon, che ad esempio nel mio caso adesso stavo utilizzando Skermory. Calcolate che uno Skermory perfetto per il PvP è uno 0-15-14. O un 0-14-15, uno delle due, comunque con 0 attacco. Perché questa cosa dello 0 attacco? Per molti Pokémon vale questa cosa. Avendo 0 attacco, i PL sono molto più bassi. Quindi, cosa succede? Che essendo i PL molto più bassi, possono rimanere sotto il 1500. Però potete, che ne so, Skermory 100% a livello 24 sarà 1520 PL, ipotesi, no? Uno Skermory con 0 attacco, quindi 0-15-15, avrà molti PL in meno, quindi potrà salire, che ne so, a livello 27 e rimanendo comunque sotto i 1500 PL. Questo è il motivo per cui c'è da vedere gli IV, cioè, vi metto comunque i siti qua sotto nella descrizione, perché io utilizzo PvP, no, IV Stadium, PvP Stadium, non mi ricordo più. Comunque ve lo metto qua sotto, andatelo a vedere. Semplicemente voi inserite le statistiche dei vostri Pokémon e vi dice qual è il rank per i PvP, quant'è il vostro Pokémon in classifica. I Pokémon da utilizzare migliori per adesso, se non mi sbaglio, sono Skermory, Altaria, Tropius, Deoxys Difesa, Registeel, Azumarill e chi altro? Tropius, molto buono, però vabbè, è un regionale quindi... Ci sarà da averlo tramite scambio, comunque se siete andati in giro. E poi altri che però adesso non ho presente, non mi vengono, perché, ripeto, non sono esperto di PvP. Vi lascio tutti i link in descrizione, vi consiglio di andare a vedere video di chi di PvP se ne intende, ad esempio Trainer Tips, ma anche tanti altri, vi metto i link in descrizione sempre. Il mio approccio con i PvP sarà molto tranquillo, nel senso che farò qualcosina, sì, farò le lotte, però non starò lì troppo a cercare i Pokémon per i PvP, non è che mi interessi più di tanto. E poi ecco, un'altra cosa che non ho capito, tu una volta che fai 5 lotte, come avete visto le ho fatte
non posso più lottare, devo fare altri 5 km per fare le lotte. Visto che è una cosa online, io non capisco perché si debbano fare 5 km, cioè uno può giocare davvero da casa, perché se sono lotte online si può fare ovunque, no? Quindi non capisco il discorso di camminare 5 km per poter fare le lotte. Probabilmente ha messo questa cosa perché altrimenti uno continuerebbe a lottare, non lo so, però la trovo un po' strana, diciamo, non la capisco, non la condivido. Comunque, niente, pazienza, questo è il mio pensiero su PvP, ripeto che non sono esperto, ma vi lascio una serie di link per chi vuole interessarsi un pochino più di me su queste nuove lotte online. Ditemi cosa ne pensate, ditemi qua nei commenti come avete affrontato voi le lotte, se ne avete vinte di più di me o di meno. E noi ragazzi ci rivediamo in un prossimo video. Se avete commenti, chiaramente scrivete qua sotto e chiedetemi le cose, vedrò di rispondere nel limite del possibile perché, ripeto, per l'ennesima volta non sono esperto di PvP. Iscrivetevi, mettete like, solite cose e noi ci vediamo ragazzi in un prossimo video. Ciao!